Buonasera, buonasera da Onda Grigio. In primo piano l'avete sentito nell'anteprima. La cronaca favorisce la prostituzione della compagna. Denunciato un 51enne a Raiano sulla vicenda. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un'inchiesta. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Fa prostituire la compagna di nazionalità cinese in un'abitazione collocata sul territorio comunale di Raiano. Con questa pesantissima accusa, un 51enne residente fuori regione è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sulmona al termine di un'indagine lampo ma efficace che ha permesso di smascherare il sodalizio. L'uomo dovrà rispondere di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ma sulle circostanze sono in corso le indagini dei militari e della Procura della Repubblica di Sulmona che ha aperto un fascicolo di inchiesta. Dalle prime informazioni trapelate si è appreso che i carabinieri avrebbero scoperto l'attività di meretricio su portale online Bacheca, dove due cinesi avevano pubblicato una serie di annunci indicando il centro Peligno di Raiano come luogo di incontro a partire dal corrente mese di ottobre. I militari, nell'arco di 3 settimane, avrebbero quindi pianificato servizi di controllo e appostamento, notando un certo movimento, riuscendo a raccogliere indizi di colpevolezza a carico del 51enne, compagno di una delle due donne. Tramite l'escussione delle persone informate dei fatti, l'analisi delle telecamere di videosorveglianza, la cosiddetta prova Regina. Per il momento il 51enne è stato deferito in procura e stato in libertà, ma le indagini sono in corso. L'inchiesta non è escluso che potrà allargarsi. E arriviamo ora al favoreggiamento nella tentata estorsione di Rivisondoli, quella dipendente comunale che rischia il processo. Gli è stata notificata la chiusura delle indagini preliminari. Il nostro servizio. La Procura della Repubblica di Sulmona ha chiuso le indagini preliminari per la dipendente comunale del comune di Rivisondoli, indagata per l'ipotesi di reato di favoreggiamento legata all'inchiesta principale della tentata estorsione. Con la chiusura delle indagini si conferma l'impianto probatorio a carico dell'indagata che nel frattempo è stata interrogata, ha presentato le memorie difensive per il tramite del suo avvocato Pietro Savastano. Si resta in attesa delle richieste della Procura al GIP o al GUP. L'indagine era stata avviata poiché la donna, nel corso delle indagini preliminari, sentita come persona informata dei fatti, avrebbe omesso, dimenticato di riferire agli inquirenti una conversazione che aveva avuto sulla messaggistica di WhatsApp con il vice sindaco dell'ente, circostanza che è emersa in fase di interrogatorio di garanzia di quest'ultimo, che aveva prodotto gli screenshot della chat davanti al GIP. Nel testo del messaggio si chiedeva alla dipendente a quanto ammontavano le somme da recuperare per il giudizio sulla demolizione di una scala, elemento fondante del procedimento penale. Secondo l'accusa, la condotta della donna configurerebbe un favoreggiamento ai fini dell'elusione delle indagini. Intanto il prossimo 7 dicembre i tre imputati, sindaco, vice sindaco e legale dell'ente, si presenteranno davanti al giudice per udienze preliminari per la discussione del rito abbreviato. La sanità con l'ospedale di Sulmona tarda il materiale, le prove allergiche slittano al mese di agosto 2024. Sentiamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio. Tardano i kit per i test allergici e salta la seduta. Accade nell'ospedale di Sulmona le prese con i ritardi nell'approvvigionamento del materiale per lo svolgimento dei test. La seduta prevista per domani è stata annullata dagli operatori sanitari e spostata al mese di agosto 2024, non senza disagio per quanti sono in attesa di diagnosi. Nulla da dire sull'operatore sanitari che svolgono al meglio il proprio lavoro è un problema del sistema, rileva un utente che aveva prenotato la prestazione per il figlio di 14 anni. Dall'ospedale avevano richiesto il materiale, ma spiegano gli addetti ai lavori ci sarebbero stati problemi di approvvigionamento. Già nelle prossime ore il disservizio potrebbe rientrare. E ora la clinica San Raffaele in prima linea contro il dolore cronico, trattati ben 30 pazienti in un anno. Facciamo il punto nel nostro servizio. La clinica San Raffaele di Sulmona diventa un modello per la cura del dolore cronico. La ricerca sperimentale avviata nel maggio 2022 dalla clinica e dalla Fondazione ISAL riguarda l'utilizzo di un prodotto nutraceutico nei soggetti con dolore da lesione spinale che erano risultati intolleranti o poco rispondenti ai farmaci appartenenti alla categoria degli anticonvulsivanti. Nel giro di un anno sono stati individuati, selezionati, valutati 30 pazienti
afferente all'unità spinale della casa di cura San Raffaele. I dati ottenuti mediante l'analisi delle scale validate hanno evidenziato un miglioramento significativo nel controllo del dolore e quindi una sua possibile utilità per i soggetti che non hanno possibilità di un uso a dosi appropriate dei farmaci anticonvulsivanti, spiega Giorgio Felsani, direttore dell'unità operativa. La casa di cura San Raffaele, nell'ambito dello studio dei bisogni dei pazienti, ha realizzato un'indagine riguardante le sintomatologie negative che si manifestavano nei pazienti che non avevano usufruito del periodico percorso di follow-up in unità spinale. In questa occasione è stato realizzato un questionario nel quale si chiedeva a 106 pazienti di riferire circa alcune caratteristiche cliniche come spasticità, funzionalità d'intestino, vescica, ansia, depressione e dolore. Tra i dati emersi è stata evidenziata l'elevata percentuale di presenza di sintomatologia dolorosa nell'86% degli intervistati partecipanti, conclude il medico. E ora arriviamo alla pagina dell'economia dell'occupazione. Con il distretto dell'idrogeno siglato a Corfinio un accordo da 220 milioni di euro. Vediamo tutto nel nostro servizio. Verranno investiti 220 milioni di euro per realizzare a Corfinio la Valle dell'Idrogeno. Oggi la firma dell'accordo tra il sindaco del centro Peligno Romeo Conte Stabile e il general manager di IGE Italia Rocco La Rovere. La manifestazione di interesse rientra nel progetto Distretto Italico, che prevede la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno certificato in Valle Peligna. L'accordo siglato è finalizzato alla valorizzazione di aree di proprietà comunale o nella disponibilità dell'amministrazione comunale da destinarsi a investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e idrogeno verde a larga scala. 100 posti di lavoro per un maxi investimento. Siamo partiti dall'Abruzzo proprio perché, essendo un ex polo nevralgico nell'oil and gas, è diventato, secondo noi può diventare per vari motivi, un polo nevralgico per le rinnovabili e soprattutto lo sviluppo di vettori energetici verdi come l'idrogeno verde, che è quello che produciamo. L'idrogeno sta attraendo altre aziende a insediarsi e investire su quest'area perché possono avere una serie di vantaggi in termini di competitività, in termini economici, anche in termini di visibilità rispetto alla, diciamo, al matrimonio con i principi della sostenibilità. Apriremo una porta sulla Valle Peligna ed è l'unica porta che si apre. Si badi, noi abbiamo Cogiese che c'è 200 operai, 200 dipendenti, che rischia la chiusura. Siamo in una condizione debitoria molto alta, quindi qualsiasi cosa non riusciamo a fare per mantenere l'occupazione, per mantenere la possibilità economica e sociale in questo territorio è la benvenuta. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Oggi siamo al Frantoio Terra Antica per parlare delle olive. Venite con me. Oggi parliamo della pianta di ulivo. La pianta di ulivo produce frutti che si chiamano olive. Dalle olive, con la molitura, si ottiene il succo di frutta, chiamato olio di oliva. L'olio è un succo di frutta che per l'uomo è un alimento completo, quindi non un comune condimento. Essendo un alimento essenziale, deve contenere requisiti di salubrità e componenti biologici che fanno bene alla salute. Vale a dire, bassa acidità, molti polifenoli antiossidanti e pochissimi perossidi. Quindi l'olio è il succo di frutta delle olive. Solo la lavorazione a freddo, con olive fresche appena colorate, senza acqua calda di processo, con una lavorazione rapida, senza permanenza all'aria, garantisce un buon olio extravergine. Una volta ottenuto un ottimo olio, va conservato in appositi contenitori, evitando il contatto con l'aria.
Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. Dobbiamo mettere la benzina, dove la mettiamo? Non c'è Marinucci! Va bene, andiamo! Oh, oh. MF di Francesco Marinucci, distributore gommista. Correttezza, onestà, professionalità e velocità. Abbia scelta di pneumatici multimarca a prezzi convenienti. Viale Mazzini 143, Sulmona. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende. Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980. Seconda parte, ripartiamo dalla cronaca, auto si sfrena e travolge due anziane, paura questa mattina in pieno centro storico a Sulmona. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Una vettura si sfrena e investe due anziani che si trovavano su marciapiede. Momenti di panico questa mattina in pieno centro storico a Sulmona, nei pressi del complesso monumentale dell'Annunziata. Una Opel Agila, appartenente a un uomo di mezza età, parcheggiata nei pressi della scalinata, si sarebbe sfrenata per cause ancora da accertare fino a centrare in pieno due anziane che stavano transitando a piedi lungo Corso Ovidio e stavano entrando a un bar. La vettura, a causa della carambola, sarebbe finita tra un bar e il portone dell'ingresso della sede del PD, mentre le due donne, trasportate in ospedale da un'ambulanza del 118, non avrebbero perso conoscenza, anche se sono sotto shock e si trovano tuttora sotto osservazione nel pronto soccorso del nosocomio cittadino. A prestare i primi soccorsi sarebbero stati passanti ed esercenti fino all'arrivo sul posto dei sanitari. Per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità è intervenuta la polizia locale. Gli agenti della municipale hanno provveduto a sanzionare l'automobilista. La cronaca giudiziaria: sotto casa del compagno stalker lo molesta a colpi di clacson. Una singolare vicenda giudiziaria che vede protagonista una donna finita a giudizio. Sentiamo nel servizio. Si era finalmente liberata del suo compagno stalker dopo averlo denunciato e fatto arrestare, ma recandosi sotto la sua abitazione lo avrebbe molestato a colpi di clacson. Protagonista della singolare vicenda giudiziaria è una quarantenne straniera che è stata rinviata a giudizio dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Concetta Buccini. Nel corso dell'udienza predibattimentale celebrata ieri, il giudice ha ritenuto che sussistono i presupposti per sostenere l'accusa di molestie in giudizio. Per questo ha fissato la prima udienza del processo a carico della donna per il prossimo 6 febbraio. I fatti risalgono a luglio del 2021, quando l'imputata, stando all'imputazione, avrebbe suonato al campanello del suo ex, ristretto agli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento, e lo avrebbe cominciato a molestare. Quasi ogni giorno, aveva riferito l'uomo alla polizia e al suo avvocato Alessandro Margiotta, la quarantenne si recava sotto la propria abitazione, dove era finito agli arresti,
questi, a volte a piedi mimando il gesto di salutarlo e a volte con la propria autovettura suonando il clacson, il tutto provato dagli scontri fotografici e dalle telecamere. Da vittima la donna è passata ad imputata per le molestie all'uomo che l'aveva stalkerizzata, un'accusa che la stessa e il suo avvocato Serafino Speranza hanno contestato poiché ritenuta infondata. La donna, sempre in quel periodo, aveva subito appostamenti e inseguimenti da parte del suo ex, contando le telecamere a seguito, fino a quando si è ritrovata i freni dell'auto tranciati, una persecuzione vera e propria che portò il tribunale a emettere prima il provvedimento del divieto di avvicinamento, poi quello degli arresti domiciliari a carico dell'ex compagno 44enne. L'ironia della sorte ha voluto che entrambi sono finiti sotto processo, lui per atti persecutori e maltrattamenti, lei per molestie. Bardati come UFO, così i residenti di un quartiere di Corfinio, quartiere delle Pulci, è stato ribattezzato Pronti ad adire le vie legali. Sentiamo il perché nel nostro servizio. Continuano le proteste dei residenti di via De Sanniti a Corfinio, pronti a radire le vie legali per il persistente degrado del quartiere causato dall'assalto di pulci e zecche. Nonostante l'ordinanza del comune ai proprietari delle cantine abbandonate e accessibili agli animali, la situazione non è cambiata. Le proprietà in stato di abbandono sono oggetto di transito di animali che proliferano, come si evince dalle carcasse di piccioni, dall'ennesima cucciolata di gatti che trova alloggio in ogni passaggio. Nella mattinata di ieri i residenti si sono recati personalmente negli uffici igiene e prevenzione della ASL Vezzaro Somona L'Aquila. Sono pronti a tutelarsi in tutte le sedi per lo stato di abbandono del quartiere che ha prodotto danni materiali e psicologici agli abitanti costretti a uscire dalle proprie abitazioni bardati come UFO. Torniamo a Somona per parlare della coprogettazione dei campi da tennis. All'incoronata corsa 2 una candidatura è stata esclusa. Sono 3 le stanze pervenute agli uffici di Palazzo San Francesco per la gestione delle tensostrutture in località Incoronata. Di queste una è stata esclusa poiché ritenuta inammissibile, per cui restano 2 candidati in corsa. Le 2 tensostrutture rimaste chiuse per anni tornano così a disposizione della cittadinanza e dei tanti appassionati di tennis presenti a Sulmona nel territorio circostante, garantendo così la pratica dello sport anche nei mesi freddi dell'anno. Su indicazione dell'assessorato allo sport, gli uffici di riferimento coadiuvati alla ripartizione tecnica hanno risolto le problematiche catastali e hanno dato seguito ai lavori di ripristino dell'impiantistica danneggiata e la bonifica degli ambienti degradati dall'inutilizzo dell'impianto. Gli obiettivi dell'amministrazione sono quelli della rivalutazione delle strutture nel rispetto della loro destinazione e della loro valorizzazione delle attività sportive come leva per l'integrazione sociale, rivolte pertanto a tutta la popolazione, con specifica attenzione ai bisogni dei soggetti portatori di fragilità, garantendo spazi giornalieri ai privati cittadini che vogliono praticare il tennis liberamente. E ora il concerto omaggio a Mario Giusti nel servizio di Gaetano Trigilio. Un originale concerto si è tenuto al Teatro Caniglia, Sulmona, omaggio a Mario Giusti. Concerto eseguito da un gruppo di musicisti con numerosi mandolini, per primo sulla scena Francesco Mammola, e poi special guest Carlo Onzo. Successo del concerto, grande pubblico, numerosi e convinti applausi. Poche parole, molta musica in questo servizio. Vediamo ora una sintesi del concerto.
Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Mi hanno operato a 98 anni, mi hanno dato una seconda vita. Sono le parole commosse di Raffaele Di Pietro, l'ultimo dei ragazzi della Brigata Maiella, la cui tempra invidiabile è stata testata anche dal reparto di urologia dell'ospedale di Sulmona, diretto dal responsabile Giovanni Di Federico. Di Pietro era entrato in ospedale per un'ematuria persistente da oltre un mese. L'equipe di urologia lo ha sottoposto a un delicato intervento alla vescica, eseguito con successo. In mattinata il paziente speciale è tornato a casa. Non era scontato, vista la delicatezza dell'intervento. Per questo voglio dire grazie al dottor Di Federico e a tutta l'equipe, una vera eccellenza per il nostro ospedale, ha commentato il patriota. D'altronde, dopo aver superato la guerra, non ha avuto timore di un intervento in età avanzata. E ancora musica con la masterclass di mandolino. In occasione del concerto di mandolini, omaggio a Mario Giusti, si è tenuto qualche giorno fa nel foyer del Teatro Comunale Maria Caniglia un masterclass di mandolino. Il corso è stato tenuto dal maestro Carlo Aonzo, è un mandolinista, concertista, ricercatore di fama internazionale, docente presso i conservatori di Ferrara e Bari, ampia la sua discografia, numerosi concerti. Ascoltiamo l'intervista. Come mai a Sulmona? Sulmona perché è una città di grande cultura e perché ha una tradizione mandolinistica che va valorizzata con la figura di Mario Giusti e quindi siamo qua per questo, insomma, intanto perché sono stato chiamato appunto a celebrare i 30 anni della scomparsa. Sarà presente al concerto, opererà al concerto lei. Sì, sono invitato come ospite speciale, special guest, per domenica 22 alle ore 17:30. Masterclass, lei sta insegnando, lei insegna dappertutto, è gira dappertutto, tutto il mondo. Sì. Questo è un masterclass, i ragazzi come rispondono? Giovani. Ottimo, sì, noi abbiamo ragazzi di tutte le età. Anche grandicelli. Sì, anche perché quello che conta è la passione per lo strumento, per la musica e l'impegno che si vuole mettere nello studiare e approfondire questo strumento, che è il simbolo dell'Italia. Lei ha scritto anche un libro, I mille mandolini d'Italia e i suoi mille mandolini. Sono sì. Mille. Si tratta di una serie di documentari che sono visibili su YouTube, al mio canale, Carlo Aonzo, dove spieghiamo per quale motivo il mandolino è il simbolo di tutta Italia, perché è lo strumento che è presente in tutte le città, in tutte le regioni d'Italia. Maestro, per concludere, quando ha preso in mano un mandolino, a che età? Avevo circa 8-9 anni perché l'ho imparato da mio papà, lui lo suonava in ogni possibile momento della giornata quando non lavorava e quindi abbiamo avuto la fortuna, io e mia sorella, di poter imparare da lui il mandolino, mia sorella la chitarra. E poi da lì a poco si è creata a casa mia una vera e propria scuola di musica e è stato ricreato il circolo mandolinistico Giuseppe Verdi di Savona, io sono di Savona, che è una realtà storica come ce ne sono state tante in Italia e come ce ne sono anche adesso, stanno rifiorendo, rinascendo, adesso il mandolino è tornato di moda, c'è un grande interesse, un grande lavoro da fare per tutti. www.ondarivu.tv, il nostro sito internet che vi invito a visitare per restare aggiornati su tutte le notizie, anche la nostra pagina Facebook, i canali social. Siamo arrivati all'appuntamento atteso da una settimana, ogni settimana, che è appunto l'aforisma del giorno di martedì con l'uomo del martedì, Carlo Di Ruscio. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.
Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. Allora, su gentile richiesta, a seguito di gentile richiesta di alcuni telespettatori, richiesta che mi è pervenuta non oggi, ma qualche tempo fa, mi è stato chiesto di parlare di quelle persone superbe, altezzose, arroganti, quelle persone che pensano di essere i padroni o le padrone del mondo. E quindi stasera prendo buono questo invito e parliamo di questi soggetti che purtroppo sono tantissimi e ce li ritroviamo dappertutto, ce li ritroviamo nella pubblica amministrazione, ce li ritroviamo ai vertici di alcuni enti ed istituzioni, ce li ritroviamo all'interno di alcune associazioni più o meno importanti e ce li ritroviamo queste persone nella vita comune, anche nei luoghi di lavoro. Il classico elemento che dice so tutto io, so fare tutto io e quando camminano sollevati da terra, camminano proprio con la testa, con quell'atteggiamento di superiorità, con quell'atteggiamento appunto di altezzosità. Beh, al riguardo si dice a Sulmona che le rane sbius te sembra la spiga dritta. Tradotto, il grano vuoto tiene sempre la spiga dritta. Perché? Allora, tutti i cereali, quelli buoni, anche non per forza i frumenti, anche la segale, quando sono abbondanti, quando hanno una spiga piena di prodotto buono, la spiga giustamente tende a piegarsi verso giù. Alcuni proprio tipo i grani teneri, quasi tutti i grani teneri, piegano questa spiga, la piegano per una questione di costituzione. I grani duri hanno lo stelo più robusto, quindi si piegano un po' di meno, ma quando anche il grano duro ha la spiga piena, ha una spiga sostanziosa, ricca, anche il grano duro si piega. Quando parliamo di grano intendiamo la pianta del grano, quindi non il chicco, ma la pianta di per sé. Quindi la pianta di grano che ha una spiga bella piena con tanta farina, per il peso questa spiga si piega. Quello che in dialetto si dice sbius, sbius è vuota, non ci sta niente dentro. Giustamente, nonostandoci il peso dentro, la spiga si mantiene bella dritta. Spostando questo proverbio sulle persone che incontriamo tutti i giorni, ne abbiamo quasi un abbinamento perfetto. Perché tutte quelle persone tranquille, intelligenti, umili, persone che hanno il sale nella zucca, che quindi hanno il sentimento, hanno un atteggiamento nei confronti degli altri alla pari, non di superiorità, non tendono a sottomettere gli altri, ma hanno un atteggiamento tranquillo. E anche se sanno in cuor proprio di essere più intelligenti, più colti, più preparati, ben raramente fanno pesare questa loro diversità intellettiva nei confronti degli ignoranti. Invece l'ignorante, quindi colui
non capisci niente, ed è il tipo di soggetto che io descrivo spesso nei miei aforismi, ma lo descrivo spesso perché la lingua batte dove il dente duole, perché purtroppo con queste persone ci abbiamo a che fare un pochettino tutti quanti. Questi elementi che meno capiscono, meno sanno, meno conoscono e più si atteggiano e più parlano, sono quelli che tendono a prevaricare gli altri. Sono quelle persone che hanno l'abitudine di imporsi e lo fanno con maleducazione, lo fanno con modi sgarbati, lo fanno con prepotenza. Anche quando fanno un discorso qualunque, urlano all'ucna, perché pensano che urlando guadagnano la ragione, anche se da qualche parte ho letto che la ragione non urla, la ragione la si fa valere tranquillamente. Non c'è bisogno di urlare o di sentirsi chissà chi, o di atteggiarsi, perché anche l'atteggiamento, la mimica, per noi italiani che parliamo molto con i gesti, noi siamo un popolo che ci esprimiamo molto a gesti, ma sia con le mani ma anche con il corpo. Quindi la gente che arriva, che crede di essere chissà chi, già fanno capire che non capiscono un cavolo, e fanno già capire che hanno quella che si chiama l'essere tronfi, le persone tronfie, quindi boriosi, pieni di aria, non di sostanza, pieni di aria. E quindi di conseguenza quando ci si scontra con queste persone non è mai una cosa tranquilla e serena, perché cercare di dialogare con chi non è capace a farlo, cercare di far ragionare chi non è capace di ragionare, è un'impresa molto ardua. Per cui non è che perché se uno abbassa un po' la testa c'ha paura. Il fatto di simbolicamente abbassare un po' la testa è un segno di umiltà. La persona umile, quando chi non vuol capo, lo fa in segno di rispetto. Una volta, quando si incontrava un parente anziano, si incontrava il compare, si incontrava un'autorità, si incontrava un sacerdote di quelli bravi, cioè si toglieva il cappello e si chinava la testa. Buongiorno. Si chinava la testa, perché il chinare la testa non è una sottomissione, è un rispetto nei confronti della persona che abbiamo di fronte, e altrettanto fa la persona che abbiamo di fronte. Quindi la testa la si china non perché ci sottomettiamo al nostro interlocutore, ma si china la testa perché rispettiamo il nostro interlocutore. Non per nulla in chiesa, prima che finisce la messa, come dice il sacerdote, chinate il capo per la benedizione. Quindi massimo saluto nei confronti di Dio, di Gesù Cristo. I fedeli abbassano la testa e il sacerdote dà la sua benedizione, proprio perché è un momento sacro, è un momento di umiltà, di rispetto, e ci si ben dispone a ricevere la benedizione. Questo significa che poi, quando si esce dalla chiesa, i bravi cattolici che fanno quello che hanno imparato in chiesa si comportano altrettanto bene con i propri simili quando entrano nella vita comune, quando incontrano appunto gli altri soggetti. Ma le persone le persone che non hanno nessun riguardo, irrispettose, le persone cattive,
non conoscono questi significati della testa, di quello, non conoscono niente. E allora si rivestono di se stessi, si rivestono di aria, si rivestono di un'autorità che non gli spetta e si sentono chissà che cosa. In senso figurato camminano sollevati da terra. E siamo qua su mondo, si dice, ehi, amico, cala da su piop. Perché si dice cala da su piop? Cioè, ritorna con i piedi per terra, ritorna fra di noi, riposa i piedi per terra, scendi da quell'albero, stai alla pari nostra, che non c'è nessuno. E quindi tutti quelli che sentendosi delle spighe sbiuse, che sono delle spighe sbiuse, che sono delle spighe vuote, sono quelle persone che poi fanno danno. Fanno danno in qualunque posto sono collocate. Ribadisco, fanno danno quando fanno un'azione, fanno danno quando stanno in un ente pubblico, fanno danno quando comandano, dirigono qualche cosa. Perché? Perché non accettano consigli, non accettano il contraddittorio, non accettano il parere degli altri. Sono quelli che pensano di essere onnipotenti e di saper decidere tutto per loro e per gli altri. No, cari signori, dobbiamo essere tutti un pochettino umili. Sembra parte da me, eh? Sembra parte da me. Io lo sottolineo, lo sottoscrivo, lo evidenzio, ogni aforismo. Tutto ciò che dico per gli altri vale principalmente per me e poi lo consiglio anche agli altri. Poi, da quello che mi vuoi sentire, mi sente, ci sta quello che non mi vuoi sentire, pazienza. Quindi, tanto per tornare al grano, specialmente mo che va di moda ritrovare i grani antichi, che abbiamo riscoperto i grani antichi, grani che hanno fatto la storia dell'alimentazione dei nostri nonni, bisnonni e avi, proprio ora che stiamo riscoprendo la solina, l'autonomia, il senatore Cappelli, sia grani teneri che grani duri, il saracolla, quindi tutti questi grani che esistevano una volta, poi sono stati abbandonati e sostituiti da grani moderni. Proprio ora che stiamo riscoprendo le origini anche a livello di alimentazione e di farina, riscopriamo anche un pochettino di origini a livello di umiltà e di buonsenso, quello che avevano i nostri avi. Così come abbiamo rivalorizzato i grani antichi, che la spiga piegata, non con la spiga dritta, quindi i grani che piegano la spiga perché ce l'hanno piena, anche noi pieghiamo un pochettino la testa perché la dobbiamo tenere piena di sentimento, la dobbiamo tenere piena di buonsenso, proprio come quei nostri nonni che quando incontravano la persona per bene o il parente o ribadisco il compare o la persona anziana, si cacciavano il cappello e chinavano il capo in senso di rispetto. Buongiorno compare, buonasera compare, buongiorno zizi, buonasera zizi. Abbassiamo sta testolina come fa il grano buono quando c'ha la spiga piena di chicchi buoni. Che mi vuole capire, ma capisci, se non rimarremo nelle spighe vuote, rimarremo sbius. Buonasera, arrivederci.